Come posso parlare con te? Sei una macchina. Qualcosa ti si è inceppato dentro. Uno dei tuoi tanti ingranaggi. E ora ti dimeni come un'ubriaca. Credi di essere viva, ma sei solo una lavatrice. Ti stacchi dalla parete e punti dritta verso di me. Mi costringe a indietreggiare. A cavalcioni vorrei domarti, ma alla fine stacco la spina. Tu dai un ultimo scossone e ti spegni. Ci rimetto due piastrelle, quelle decorate con i pesci pagliaccio. Non ne faccio una tragedia, anche se quei disegni mi ricordano l'infanzia. E adesso non posso fare a meno di fissarti. Sei stata quieta per anni e oggi ti ribelli. A cosa? Ora sei tu a dovermi ascoltare. Ho ricevuto la mail del dottor K, con le prime indicazioni terapeutiche. Non ripetere il passato, dice. Prova ad anticipare la metamorfosi. Quell'uomo si nutre di pane e Kafka. E io gli darò retta. Voglio dimenticarmi di te e di chi ti ha portata qui. Per ogni amore che finisce, bisognerebbe cambiare casa o stravolgerla. Tinteggiare le stanze, spostare i mobili, buttare giù le pareti e i ricordi. Liberarsi delle tazze sbeccate. Ma la collocazione di una lavatrice non si discute, altro che Odradek. Io non posso confinarti sul balcone proprio oggi. O forse sì. Questa casa continua a parlare e io sogno il silenzio. Non voglio gli echi di ricordi, le interferenze capricciose, il si bemolle del divano, le sedie atonali cigolanti, il suo delirio e Stockhausen. Voglio dei suoni nuovi e chiari, senza tracce di noi. Per creare un'immagine è necessaria una certa distanza, diceva. Servono parole sufficientemente estranee. Perché due individui possano convivere, c'è bisogno di un accostamento insolito, uno spaesamento, come un letto precipitato in giardino. Ma le lenzuola conservano le nostre forme, i nostri giochi e vestiti scostumati. E in questa casa c'è un'illusione di primavera. L'hai evocata tu. Guardati, muta, arresa, nell'angolo in cui ti ha messa lui. Ora ti aggiusto, bella mia. Vedi di non fare scherzi. Ti aggiusto ed esco.